Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi. Eccoci, la seconda parte di Palla in tribuna, lo dedichiamo al Parma Women che si sta giocando la salvezza nella pool appunto della Serie A e ieri è stato sconfitto dal Sassuolo. Una partita strana della quale parliamo con una graditissima ospite, abbiamo con noi Gloria Ciccioli, portiere del Parma femminile. Buon pomeriggio Gloria. Buon pomeriggio a tutti. Ma cos'è successo ieri? Ci spieghi, due rigori sbagliati, poi vi hanno punite e invece avete giocato una buona gara. Sì, sostanzialmente siamo state sempre in partita, la quale è stata decisa appunto da episodi purtroppo negativi per noi, però per poter vedere in modo positivo, diciamo, le prossime gare dobbiamo appunto trarre quel che c'è di buono da questa prestazione, che secondo me appunto è stata positiva, e comunque andare avanti per la nostra strada lavorando come stiamo facendo. Diventa molto importante la partita contro il Como del prossimo turno, perché diciamo, per come si è messa la classifica, la corsa per la salvezza potrebbe proprio essere legata alle sfide con Como e Sampdoria. Sì, sicuramente Como sarà fondamentale, ma come tutte le partite dobbiamo assolutamente scendere in campo con la giusta determinazione, ma allo stesso tempo leggere del fatto che non sarà una partita decisiva, fondamentale sì, ma non decisiva, quindi dobbiamo imporre il nostro gioco con tutta la tranquillità del mondo, perché come abbiamo appunto dimostrato ieri, se giochiamo con tranquillità possiamo svolgere prestazioni importanti. Avete chiuso la regular season, diciamo così, la parte iniziale della stagione in crescendo, poi diciamo, i tifosi un pochino si interrogano su questo doppio passaggio a vuoto, anche se forse è stata più la gara di Pomigliano un passaggio a vuoto rispetto a quella di ieri. Sì, sicuramente è più negativa la gara di Pomigliano, perché comunque siamo uscite dal campo con dei rimorsi, se si può dire, nel senso che non abbiamo giocato come volevamo, mentre Sassuolo è stata una gara in cui abbiamo dimostrato di aver carattere e di esserci, diciamo, riprese in mano il nostro credo e la nostra determinazione, quindi secondo me Sassuolo è stata la prova che abbiamo reagito comunque alla brutta sconfitta di Pomigliano, anche se il risultato comunque non ci ha premiato. Ti chiedo intanto di dare un primo giudizio della tua parte di stagione dal punto di vista personale a Parma e più in generale dell'esperienza di quest'anno. Ma sicuramente è una stagione difficile e per il ruolo del portiere lo è ancora di più, perché comunque soprattutto nella polla scudetto ogni partita, ogni episodio è fondamentale e può essere determinante alla fine. Perciò noi portieri comunque siamo una squadra nella squadra e stiamo lavorando bene. Perciò sono contento del lavoro svolto in allenamento, ma anche sia in particolare per me stessa, ma anche della squadra. E stiamo crescendo molto sia dal punto di vista individuale che collettivo, e questo appunto ci fa ben sperare che saranno anche le basi per un prossimo anno in cui dovremo alzare l'asticella. Allora, la classifica dice ad oggi il Sassuolo con 20 partite giocate a 23 punti, il Pomigliano 17, Parma 13, Como 12, Sampdoria 11, va detto che il Como e il Pomigliano hanno una partita in meno, siete ancora fiduciose però c'è anche il ritorno, insomma c'è ancora margine per tirarsi fuori da quella palude. Sì sì, certo, nel senso abbiamo tantissime partite ancora da giocare e ricordo che sono tutti scontri diretti, sta a noi comunque non abbassare la testa ma restare positive, perché questo è fondamentale, il restare positive e prendere atto che possiamo riuscire bene nella salvezza. Gloria, io ti faccio un grosso in bocca al lupo da Radio Parma, dai nostri ascoltatori, grazie per mille questo finale. E grazie per essere stata mille con noi.
Grazie a voi. Grazie, buon grazie a Gloria Ciccioli del Parma Calcio femminile, impegnata nella pool salvezza.